Ciao, in questo video scoprirai uno dei pericoli sull'uso improprio del polso. È un errore che vedo fare anche da batteristi non proprio più di primo pelo e che consiste nell'effettuare il colpo con il palmo rivolto verso l'interno in questo modo. Il movimento della mano, chiamato anche side to side, risulta limitato, con conseguente perdita di volume e stress inutile del polso. La posizione più naturale ed efficace per sfruttare al meglio il movimento del polso è mantenere la bacchetta con il palmo rivolto verso il basso, impugnatura tedesca per intenderci, che, come puoi vedere, ha un'escursione di 90 gradi, chiamato anche movimento up and down, un'escursione di 90 gradi contro i poco più dei 40 del movimento side to side. Il perché vedo spesso fare questo errore anche da batteristi più esperti non saprei. Io penso che magari più di qualcuno di loro, avendo seguito un percorso da autodidatta e quindi magari avendo voluto a un dato momento imparare la tecnica francese, loro hanno pensato che la tecnica francese sia questo movimento qua. La posizione della mano è giusta, sì, ma la tecnica francese è tutt'altro, cioè è più un uso delle dita che non del polso, e questo continuo uso del polso può veramente risultare dannoso alla salute della nostra mano, quindi mi raccomando, cercare di evitarlo il più possibile. Bene, il video finisce qua, io spero che tu abbia trovato delle informazioni utili o quantomeno di ispirazione. Ti ricordo di iscriverti al canale di Impugnatura Bacchette se non l'hai ancora fatto, cliccare mi piace a questo video e di seguirmi e cliccare mi piace sui miei canali social che trovi qua sotto nella descrizione del video. Naturalmente lascia, se hai qualche domanda da fare, qualche suggerimento o semplicemente qualche commento, fallo pure nella sezione qua sotto immediatamente al video. Io ti ringrazio nuovamente e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!